Ora si di... registrerà la conferenza. Perfetto. Mi prego di spegnere le telecamere per chi non è strettamente, chi non deve intervenire in maniera diretta alla conferenza. E vi prego anche di spegnere i microfoni. Ursula, invece, rimani presente perché ti cederò presto la parola. Vi ricordo anche quindi che potrete rivedere la nostra conferenza come tutte le altre sul sito poi di YouTube di UNIFE. Alla fine della nostra presentazione potrete chiedere, fare tutte le domande che volete a ogni singolo relatore. Sono collegati con noi anche il professor Piccoli, il dottor Balboni, che anche se non li vedete in maniera diretta con le telecamere. Quindi prima di iniziare cedo la parola alla nostra presidente Ursula Thun-Hohenstein, la professoressa Ursula, per un benvenuto da parte del Sistema Museale di Ateneo. Grazie. Grazie Lisa e grazie dottoressa Brancaleoni per questo invito che ho accolto con molto piacere perché l'Orto Botanico festeggia, come sapete, il suo 250esimo anniversario. Per l'Ateneo Ferrarese questo è sicuramente un importantissimo evento che i colleghi, il prefetto, il professor Gerdo, la dottoressa Brancaleoni e anche la dottoressa Campi stanno egregiamente organizzando con tutta una serie di eventi che, diciamo, purtroppo, malgrado la pandemia, devono essere condotti a distanza. In ogni caso, oggi particolarmente anche mi è gradita questa presenza, li ringrazio per questo invito perché la presentazione di questo libro è sicuramente anche un grande evento scientifico e i risultati di anni di lavoro per la geobotanica e per una riserva naturale, quella del Bosco della Mesola, del nostro territorio, e quindi a maggior ragione questo dimostra il legame tra l'università, il territorio, l'orto botanico e credo che sia un bellissimo momento appunto per celebrare il 250enario, quindi quanto la conservazione della biodiversità sia strettamente legata anche alla ricerca. Ora non rubo oltremodo lo spazio perché è giusto che i ricercatori abbiano l'onore, insomma, di raccontarci i risultati delle loro ricerche. Buon lavoro a tutti e complimenti ancora per questo importante traguardo e risultato. Grazie a te Ursula per l'intervento. Allora riprendo velocemente la parola per presentarvi il libro e l'area protetta per chi non la conosce, quindi vi condivido un attimo lo schermo. Giusto, tempi tecnici. Ecco voi, quindi questa sera noi siamo particolarmente contenti, io anche emozionata, di presentarvi la flora vascolare della Riserva Naturale Bosco della Mesola, un libro edito in inglese dalla prestigiosa casa editrice Springer Verlag, nella monografia Geobotany Studies, quindi all'interno di questa collana, in cui troverete l'elenco, la checklist della flora, ma anche note gestionali per quanto riguarda la riserva naturale. Per chi non conoscesse il bosco, si tratta di una riserva naturale all'interno del parco del Delta del Po, ad un relitto dei boschi di pianura che vedete è incastonato in un ambiente fortemente antropizzato a carattere culturale. Siamo nell'estremità nord della nostra provincia, questo è il Po di Goro, quindi siamo al confine con il Veneto. E la riserva poi confina a sud con la Sacca di Goro, quindi un'area salmastra, fortemente, che ha una forte importanza naturalistica, ma anche economica. Vedete che la riserva ha questo andamento nord-sud perché si sviluppa sulle antiche dune rinascimentali, quindi suoli sabbiosi che permettono l'alternata di dune e di basure, quindi alternata di rilievi e di bassure umide che portano allo sviluppo di una
flora di una vegetazione altamente sviluppata e ricca. E adesso ne sentirete parlare. Quindi in un'area piccola di 1058 ettari troviamo una ricchezza elevatissima per la nostra provincia. E prima di cedere la parola ad Alessandro Alessandrini, voglio ricordare anche la figura del professor Pedrotti, che è l'editore italiano della Springer, cioè che ha accolto con entusiasmo la nostra idea di pubblicare la flora vascolare del Boscone, Boscone come siamo abituati a chiamarlo qui in provincia di Ferrara, perché siamo proprio dire, affezionati all'unico lembo relitto di foresta di pianura. Quindi ringrazio il professor Pedrotti, che è stato anche prefetto qui all'Orto Botanico in passato, quindi professore di botanica presso l'Istituto di Botanica. Ci tengo anche a ricordare che questo libro è appunto il frutto delle ricerche, degli studi di tutti noi, di tutti gli autori che vedete in copertina, quindi di una serie di expertise, di esperienze che ognuno di noi ha messo in campo in decenni di lavori all'interno della riserva, ognuno con le proprie competenze, quindi dalle competenze floristiche, vegetazionali, dell'ecologia della vegetazione, ma anche appunto dal punto di vista gestionale. Quindi mi fermo qua per il momento e cedo subito la parola ad Alessandro. Non riesco a trovare Della cosa devo. presentazione. Scusatemi. Si può aprire sotto il PowerPoint. Sotto. Ah sì, esatto, scusate. Scusate, ecco qua, dovrebbe andare bene adesso. Perfetto, sì. Allora, volevo parlare un po' della flora. Intanto mi presento, sono Alessandro Alessandrini, mi occupo di studi della flora regionale da ormai più di 40 anni, quindi si può dire che io studio la flora, ma ormai la flora sta studiando me, nel senso che non capisco bene dove finisca una cosa e dove cominci l'altra. Sono anche coautore della flora del Ferrarese, tra le altre cose, e fortunatamente sono anche uno degli autori dello studio che stasera presentiamo. Un'altra cosa fuori argomento è che sono molto contento di rivedere tutti coloro con i quali ho lavorato per questo progetto sul Gran Bosco della Mesola, e è stata un'esperienza molto bella, veramente molto positiva, e sia come dal punto di vista scientifico, perché come vedremo abbiamo raggiunto dei bellissimi risultati, ma anche dal punto di vista umano, perché effettivamente, cioè, è stata una bella esperienza, sia dal punto di vista dell'esplorazione, ma anche tutte le riunioni che sono servite per poi arrivare a questo bel risultato. Adesso inizio la mia presentazione, iniziando con il fatto che noi stiamo questa sera presentando un progetto che ha richiesto molti anni di lavoro. Tra l'altro, c'è da dire che la flora del Bosco della Mesola è stata oggetto di studio già da diversi decenni, da un po' da parte di un po' tutti coloro che si occupano di flora nel Ferrarese. Uno dei risultati che presentiamo questa sera nel volume è quello della lista completa della flora presente nel bosco del Bosco della Mesola. Per arrivare a questo risultato sono stati necessari numerosi rilievi, ovviamente in diverse stagioni dell'anno, e esplorando i diversi ambienti presenti. Qui voglio dire che ci è stata data l'occasione anche di visitare delle zone che normalmente non vengono aperte al pubblico, anche la zona più settentrionale del Gran Bosco della Mesola, dove poi abbiamo effettivamente avuto modo di rinvenire specie davvero molto interessanti. Inoltre abbiamo sviluppato in particolare anche attenzione sugli ambienti marginali che finora erano stati poco indagati. Ovviamente capite tutti la grande importanza di questi ambienti anche a fini gestionali. Ho accennato che
le indagini che noi abbiamo sviluppato si basano un po' anche su studi precedenti. Infatti non va dimenticato che molti ricercatori botanici dell'Università di Ferrara si sono cimentati su questo territorio di così grande importanza. Alcuni li possiamo citare, i più antichi, Antonio Campana e Felisi, e poi anche Pietro Revedin, Augusto Béguinot, insomma tutti i più famosi, io ne ho citati solo alcuni, i più famosi botanici dell'Università di Ferrara. Ovviamente tra i contemporanei citiamo anche noi stessi, perché in qualche modo, oltre ai colleghi dell'università, anche qualcun altro tra cui me ha dato in qualche modo una mano per questo studio. Va sottolineato anche che tutti i rinvenimenti sono documentati obiettivamente con campioni conservati presso l'Erbarium Ferrariense. Un risultato importante e facilmente comunicabile, tra l'altro l'elenco che sto per presentare occupa qualcosa come 45 pagine nel libro che stiamo presentando, ecco, un dato facilmente comunicabile e importante è che noi abbiamo rinvenuto 480 tra specie e sottospecie diverse di piante, quindi con un incremento di oltre il 25% rispetto alle conoscenze precedenti. Sottolineiamo anche il fatto che nei nostri confronti abbiamo preso comunità di base la tesi di laurea di Filippo Piccoli, che poi sarebbe diventato professore all'Università di Ferrara, ma che ovviamente mentre era ancora studente in sede di tesi di laurea non era neanche dottore, però ha avuto modo poi di esprimere bene il suo valore. A ogni entità tra quelle che sono trattate abbiamo associato diverse caratteristiche. Qui le elenco evidenziate in rosso, la forma biologica, il corotipo, se è una specie esotica o se è specie autoctona, gli habitat in cui è presente, gli indici ecologici. E nell'elenco vengono evidenziate le specie che non erano note in precedenza oppure specie che erano note in precedenza ma che noi non abbiamo confermato. I dati ovviamente sono stati poi elaborati, ve ne faccio vedere un piccolo esempio. La distribuzione delle specie per habitat. Gli habitat sono questi che vedete, sono habitat forestali, prati aridi, le zone umide di acqua dolce. Sono macro habitat ovviamente, poi abbiamo i fragmiteti, le zone umide salmastre, gli habitat acquatici. E poi abbiamo le zone, gli ambienti ruderali. Poi alcune brevi considerazioni sul grafico che vi ho fatto vedere, che adesso lo faccio rivedere così potete ricordarlo forse meglio, che negli habitat umidi, sia quelli di acqua dolce che salmastra, non abbiamo riscontrato particolari variazioni rispetto ai dati precedenti. Mentre abbiamo incrementi evidenti nelle specie ruderali e un decremento invece negli ambienti di prati aridi. Una cosa importante da sottolineare è che anche se alcuni ambienti non presentano una particolare ricchezza floristica, sono ambienti di grande importanza dal punto di vista della loro naturalità e per loro caratteristiche naturali non hanno non ospitano un livello molto elevato di specie, quindi non necessariamente un basso numero di specie coincide con un basso valore in termini ecologici e naturalistici. Poi ho qui un esempio i soliti elenchi dei nomi dei botanici che sono micidiali, sono ben noti, però io quello che voglio far vedere, oltre a questo elenco che consiste nelle specie importanti che noi abbiamo rilevato e che non erano noti in precedenza, voglio invece farvi anche vedere un po' quello che sono queste specie, perché se parliamo di flora è meglio anche ogni tanto far vedere anche qualche bella immagine di pianta. Ho fatto un patchwork per farvi vedere un po' in una sola diapositiva tutte le specie importanti o la gran parte delle specie importanti che abbiamo
rilevato. Infine, alcune conclusioni che voglio sottolineare, che ovviamente è un po' la scoperta quasi ovvia, però la voglio sottolineare perché abbiamo avuto modo di verificarla ancora una volta, che dal punto di vista della flora il Bosco della Mesola si conferma come luogo di grandissima importanza per tante ragioni: ricchezza e diversità, per qualità generale della flora, per rarità, per naturalità. Sono relativamente poche le specie importanti la cui presenza non è stata per ora confermata, ho scritto per ora perché noi ci auguriamo sempre che proseguendo le indagini magari saremo in grado di riconfermarle. E invece, dall'altra parte, nel corso della ricerca sono state confermate quasi tutte le specie importanti, sia quelle fragili, quelle quindi che destano più preoccupazioni a livello conservazionistico, sia altre nuove, molte non sono novità a livello provinciale, alcune anche a livello regionale. Ecco, io per ora concludo, poi se, ovviamente se ci saranno domande sono qua a disposizione. Molte grazie per l'attenzione. Buonasera, io sono Mauro Pellizzari e ho collaborato in tutti questi anni di ricerca con il pool di autori e di ricercatori della flora vascolare del Bosco della Mesola e ho il compito di illustrare quali sono le principali tipologie di vegetazione che si possono incontrare nella riserva. Voglio precisare che il Gran Bosco della Mesola, nonostante si chiami Gran Bosco, è tutto sommato piccolino per quello che dicevamo all'inizio e oltre alle dimensioni ridotte è piuttosto isolato, lontano da altre aree forestali con cui ci potrebbero, se fossero un po' più vicine, essere degli scambi. Questo, da un certo punto di vista, lo rende fragile, se vogliamo, perché sappiamo ecologicamente quanto siano importanti i corridoi, le connessioni tra aree naturali. Da un altro punto di vista, però, ha aiutato chi se ne è occupato in passato e chi se ne occupa tuttora, a vederlo come una pietra preziosa all'interno di un paesaggio che pure ha i suoi spunti di interesse, ma sicuramente di tipo diverso. Quindi passo subito a mostrarvi quali sono le principali tipologie forestali, perché caratteristico del Bosco della Mesola è anche l'estrema compattezza della copertura arborea, che sarà anche stata favorita in passato, ma sicuramente corrisponde a quanto potrebbe risultare da un ambiente naturale con il minimo, possiamo dire, di impatti antropici. In questo bel transetto che è stato realizzato da Filippo Piccoli, vedrete come Filippo sia una sorta di fil rouge di tutto ciò che riguarda il Gran Bosco della Mesola in questo periodo. E qui vediamo come il rilievo sia strettamente connesso con i tipi di bosco che si possono incontrare. Possiamo dire che tra i due estremi, cioè la lecceta che si insedia sulle dune più rilevate e quindi più lontane dalla falda, e invece il cladio frassineto che si insedia dove la falda affiora per gran parte dell'anno, esiste una zona intermedia che da certi punti di vista è la più caratteristica, la più particolare,
vi spiegherò perché tra poco. Cominciamo con la Lecceta. Approfitto di questa sorta di digitalizzazione, stralcio della carta della vegetazione del Parco del Delta, e qui vediamo come in rosso siano rappresentate le aree coperte dalla macchia a leccio, che è piuttosto peculiare anche nell'ambito delle leccete, che pure sono dei boschi caratteristicamente dominati dalla quercia sempreverde, il leccio, Quercus ilex, però si discosta da quelle che sono le leccete più zonali, infatti questa è una lecceta extrazonale, per il gran numero di altre specie che testimoniano, documentano l'influsso balcanico, quindi la vicinanza dell'Europa orientale. Il leccio domina, dove le dune sono più rilevate, più lontane dalla falda, ma il corteggio floristico di questa lecceta è un corteggio particolare, tant'è vero che è stato istituito un'associazione chiamata Vince Toxico Irundinarie Quercetum Ilicis, che non corrisponde a quelle che sono le normali leccete in area tirrenica o comunque in Italia centro-meridionale. Per contrasto, la comunità stabile, la formazione stabile delle bassure, che sono inondate per gran parte dell'anno, si chiama Cladio Marisci Fraxinetum Oxicarpe. Occasionalmente ci si trovano dei lecci dentro anche lì, sono i famosi lecci coi piedi in acqua che ricordiamo da sempre qui al Gran Bosco della Mesola, e anche questa è una formazione stabile. Gli alberi più importanti, le specie arboree più importanti sono il frassino meridionale, anche qui la farnia, il pioppo bianco e l'olmo, però sia sotto la copertura arborea che nelle radure si formano dei popolamenti molto densi di questa ciperacea con le foglie dentate e delle bellissime fioriture che si chiama Cladium mariscus, che è una specie caratteristica di torbiera in certe zone delle Alpi meridionali e evidentemente ha trovato il suo ambito di sviluppo ideale e, insieme alla felce palustre, Telipteris palustris, rappresentano probabilmente alcuni degli elementi più peculiari, più caratteristici di questo bosco igrofilo, che è presente in, diciamo, con questi connotati, con queste caratteristiche anche in altre aree della penisola, per esempio al Circeo. Ma in mezzo a questi due estremi, che sono quello che si colloca più in alto sulle dune ancora non erose e quello che si colloca più in basso nelle bassure umide, c'è nelle dune spianate e nelle bassure ricoperte il bosco mesofilo, che è intermedio, è altrettanto stabile ma probabilmente anche più particolare, perché pur essendo dominato da querce e carpini come alcuni boschi dell'Europa centro-meridionale, ospita una serie di specie chiaramente sudorientali, balcaniche, pontiche, che invece mancano in gran parte dell'Europa centrale e anche meridionale. E in questo si colloca in una sorta di continuum anfi-adriatico che è rappresentato dall'alleanza del Carpinion orientalis. E questa è una tipologia boschiva a cui sono particolarmente legato, perché proprio per questa sua esclusività, che non lo vede simile praticamente a nessuno dei boschi del prealpini, diciamo così, anche di quelli del crinale appenninico o del preappennino. Dopodiché c'è anche qualche area invece non coperta da vegetazione forestale. Ora, la maggior parte di queste radure sono soggette a un intenso pascolo di ungulati, quindi possiamo dire che rappresentino in genere delle comunità associabili a quelle dei prati aridi, più o meno maturi,
ma con stadi degradati dovuti proprio al pascolo, che non è che siano distrutti per carità, però sono dominati da alcune specie un pochino meno appetibili, quindi, o per niente appetibili, come per esempio le euforbie, o meno appetibili come determinati cardi o giunchi. Due parole per quello che riguarda la vegetazione degli ambienti umidi. Il bosco della Mesola, come tutto il territorio circostante, è attraversato da una rete scolante di canali e canalini e ci sono anche alcuni stagni. Questa rete è in contiguità con la Sacca di Goro, dove scarica le acque attraverso quattro impianti idrovori. Nei piccoli canali che sono più ombreggiati e nelle pozze temporanee, può capitare d'estate che ci siano delle coperture, dei tappeti di lenticchie d'acqua. E vi rubo un minuto per dire che la lenticchia d'acqua più comune è una specie invasiva, la lemma minuta, la più comune perché ha delle caratteristiche ecologiche che le consentono di sopportare l'ombreggiatura e anche il freddo meglio delle congeneri lenticchie d'acqua che siamo abituati a vedere nei canali più soleggiati. Invece nei canali più ampi e profondi, quelli dove c'è un maggior flusso idrico per tutto l'anno, non c'è la possibilità di stabilire i tappeti di lenticchia d'acqua, però ci sono lo stesso dei popolamenti di idrofite sommerse come il ceratofilleto o comunità di Potamogeton nodosus o Potamogeton crispus. Tra l'altro in primo piano, in questa immagine vedete il Cladium mariscus, che è questa grande cipracea molto caratteristica di diversi ambienti del bosco. Per finire, in prossimità della Sacca di Goro ci sono delle bassure non coperte da vegetazione arborea, libere da vegetazione legnosa, con delle coperture più o meno alofile, quindi canneti alofili e giuncheti. Questi giunchi sono di volta in volta dominati da diverse specie. E l'ultima osservazione che volevo fare è che, nonostante sia stato detto che gli ambienti ruderali, come logico, sono i più ricchi di biodiversità, e invece gli ambienti umidi lo siano un po' meno proprio per loro caratteristiche peculiari, però ci sono un paio di generi, che sono il genere Juncus e il genere Scenoplectus, che in questa ristretta area protetta e nelle ancora più ristrette bassure umide dell'area protetta, in realtà raggiungono un numero di specie, non mi ricordo esattamente quali, ma ho 7-8 del genere Scenoplectus e 5-6 del genere Juncus, decisamente superiore a ogni aspettativa. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al tenente dei Carabinieri per la biodiversità, Michele Ravaglioli. Qualche problema? No, l'audio disattivato. Ecco. Ok, a posto, ci sono. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono il tenente Michele Ravaglioli, attualmente comandante del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Belluno, all'epoca maresciallo comandante del nucleo biodiversità di Bosco Mesola.
Parlerò di flora e gestione forestale. Qual è il filo che li collega? Appena arrivato in sede, una delle prime volte mi imbattei in due persone, che poi furono il professor Piccoli e il professor Pellizzari, che erano ricurvi a terra a analizzare, studiare le viole nel boscone. Questo mi accese subito un flash. Rimandandomi ai tempi universitari in cui i professori si raccomandavano di avere una visione più aperta possibile del bosco, quindi vedere non più il bosco soltanto come un mero insieme di piante finalizzato alla produzione legnosa, ma un sistema biologico complesso, autopoietico, cioè da solo in grado di organizzarsi, in cui la componente relazionale tra le parti è un elemento imprescindibile, fondamentale, di cui tenerne conto in fase di gestione. Ecco quindi che nacque l'idea di costituire gruppi, uno per ogni settore, compatibilmente con le possibilità, le conoscenze della zona e delle persone. L'obiettivo era riassumibile in uno slogan: conoscere per proteggere. Ecco quindi che uno dei primi gruppi che partì fu proprio quello dei cosiddetti botanici, in cui ci sono floristi, vegetazionisti, come si è detto prima, un po' di tutto, figure di vari profili, e il capofila, il professor Gerdol, che ringrazio per la disponibilità, e il tenente colonnello Nobili, allora mio comandante, che ringrazio per la fiducia. E fra gli obiettivi che ci eravamo posti, appunto, uno di questi era la redazione della flora. E prima di arrivare alla flora, si iniziò a fare degli studi sulla vegetazione delle zone umide nel boscone, tutto finalizzato per avere delle indicazioni più chiare per il gestore. Tant'è vero che questa flora non è soltanto un semplice elenco di taxa, cioè non è solo una classica informazione qualitativa, ma è arricchita di alcune parti vegetazionali e strutturali che, diciamo, ne danno un valore aggiunto per i gestori. Quindi, in sintesi, chiediamoci cosa può c'entrare la flora con la gestione forestale. In realtà, la flora può, ai fini diagnostici, permettere al gestore forestale tre tipi di considerazioni. Da un lato, avere informazioni su fattori ecologici, sui vari fattori ecologici, senza dover ricorrere a misurazioni strumentali. Ci si basa semplicemente sul fatto che le specie sono bioindicatrici e quindi si valuta direttamente l'effetto combinato di più fattori, anche a livello microclimatico. Perché, come detto, il boscone è molto complesso a livello microclimatico. Secondo aspetto che è di interesse è stato per il gestore, che è stato ritratto dalla flora, è valutare la sintonia e le distonie tra gli strati erbaceo, arboreo ed arbustivo e analizzare anche la presenza della rinnovazione forestale. Quindi consente di valutare anche gli aspetti strutturali. Ma il terzo elemento, ancora più importante per la gestione, riguarda proprio il dinamismo. Quindi ci permette di interpretare il dinamismo in atto nei sistemi forestali. Ecco quindi che la serie storica di dati inizia ad essere importante perché si parla di dati già dei primi no del Novecento ad oggi. Quindi una serie storica di dati consistente, che permette già di fare qualche considerazione dal punto di vista gestionale e quindi di poter valutare e pesare le gestioni forestali passate. E c'è anche da, sempre riguardo di gestione forestale, di fare una leggera premessa, nel senso che questa flora vuole essere a tutti gli effetti anche un importante monitoraggio. Un po' come il medico va a tastare il polso al paziente, così il forestale deve tastare costantemente e periodicamente il polso al bosco per poter valutare i feedback che questo dà, perché appunto è vivo, quindi reagisce, quindi i feedback vanno misurati e li si deve misurare attraverso i cosiddetti criteri ed indicatori che sono stati messi a punto negli anni
nel corso delle conferenze interministeriali per la protezione delle foreste, su tutte, Lisbona nel 98 e Vienna nel 2003. E quindi questi criteri indicatori ci permettono di tradurre in numero le reazioni del bosco, e questo è di grande aiuto per chi deve intervenire a tutela della foresta con questa gestione conservativa. E, ecco, è importante per una visione sistemica questo, perché un tempo la silvicoltura classica, che era basata sul paradigma antropocentrico finanziario, voleva solo arrivare un bosco al concetto di bosco normale, cioè un bosco in cui la provvigione era calcolata con una mera formula, e quindi l'obiettivo era quello di ritrarre quanto più provvigione possibile, massima e costante, in quelle condizioni. Oggi invece no, la silvicoltura sistemica si fonda su interventi cauti, continui, capillari che tengano conto delle esigenze di ogni singolo lembo, delle condizioni microstazionali di cui il bosco è un bosco mesole molto ricco. Cauto perché consapevole che il bosco è in continuo divenire, reagirà. E continui perché si deve porre comunque in continuità con la gestione anche passata. Ecco, quindi, per concludere, arrivo a dire semplicemente che questa flora ha evidenziato due aspetti importanti. Da un lato l'alto numero di specie, come già è stato detto, però dall'altro anche la presenza di specie esotiche, macro e microscopiche, macro su tutte le Eilanto, alla quale bisognerà provvedere in qualche modo dal punto di vista gestionale attraverso un piano al quale stiamo lavorando. Micro, è stato scoperto appunto dall'Università di Padova, in particolare il Dipartimento di Patologia Forestale, un cromista molto aggressivo, presente in bosco con diverse specie che al momento sono in fase di isolamento, e si cerca anche di capire per quale motivo, attraverso quale veicolo sono arrivate al bosco. È la fitoftora, che colpisce anche diverse specie, anche individui sani. Bene, bisognerà intervenire nei confronti di questi esotici perché sono, diciamo, specie, molte di queste, a strategia K, cioè hanno un accrescimento molto rapido, hanno una capacità precoce nel rinnovarsi e quindi rischiano di prevaricare le specie autoctone e di conseguenza modificarne gli habitat, molti dei quali di interesse europeo per importanza. Ricordiamo che il boscone rientra nelle SIC ZPS, quindi in rete Natura 2000. Quindi questo tipo di interventi consentiranno certamente di essere in sintonia col regolamento europeo del 2014-1143, che reca disposizioni volte a prevenire e gestire la diffusione delle specie esotiche invasive. Dall'altro, a favorire il dinamismo evolutivo naturale del bosco. Per concludere, si può dire che questo tipo di studi interdisciplinari permettono un'implementazione di conoscenze enorme, e questo permette a chi deve intervenire dal punto di vista gestionale, soprattutto se finalizzata alla tutela, di avere una visione più completa possibile. E questo permette di poter arrivare a una gestione tale da poter sostenere al meglio la capacità adattiva degli ecosistemi ai cambiamenti climatici in corso. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla professoressa Lisa Brancaleoni. Grazie, grazie Michele, troppo gentile, dottoressa Brancaleoni. Vi condivido lo schermo, aspetto le credenziali del relatore, grazie Ingrid. Eccoci qua, avete sentito dai miei colleghi quanto importanti siano la flora, la vegetazione, gli habitat di questa riserva. E quindi le strategie di conservazione di cui vi parlo sono numerose, sia di importanza locale, regionale, nazionale e internazionale. Tutta la riserva è inserita nella direttiva Habitat dell'Unione Europea del 92 e quindi è
siti sono della rete Natura 2000, come ricordava il Presidente Lavaglioli. Alcune piante rientrano nella Convenzione di Berna e tutte le orchidee, ad esempio, ma anche il cisto rosso, è protetto dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna del 1977. Così come queste specie, queste piante sono protette dalla flora protetta del Parco del Delta del Po. Ma il 10% della flora registrata all'interno della riserva rientra almeno in una lista rossa, o regionale, nazionale ed europea. Infatti, vedete dal piccolo schema che vi ho inserito in slide, vedete come almeno 5 specie sono critiche, quindi in pericolo critico, per quanto riguarda lo stato di conservazione. 20 specie sono in pericolo, 10 sono vulnerabili, 10 quasi minacciate e 5 di minor preoccupazione. Allora, vediamo alcune specie, vi ho preparato alcune slide. Iniziamo con questo ranuncolo acquatico, ranuncolo peltato di Baudotti. Vedete, è in lista rossa regionale, con uno stato, scusate, uno stato di conservazione in pericolo, mentre a livello nazionale è quasi minacciato. È stato ritrovato, o meglio, trovato per la prima volta nella provincia di Ferrara, proprio qui, nelle bassure del Bosco della Mesola, dove comunque è raro, e trovato solo nel 2014. Si tratta di una pianta acquatica che è in grado di crescere nelle bassure anche con un'elevata concentrazione di sali e di nutrienti. In questo periodo è proprio periodo di fioritura. Sempre nelle aree umide, se ci spostiamo nei canneti, troviamo l'euforbia palustre, anche questa è endangered, quindi in pericolo a livello regionale, vulnerabile a livello nazionale. Per fortuna nella riserva è molto diffusa, così come è molto diffusa anche al di fuori della riserva. Quindi per fortuna nella nostra provincia le stazioni di euforbia palustre sono abbastanza diffuse. La stessa cosa non si può dire invece per euforbia lucida, che cresce nelle bassure, nei cladieti che vi ha fatto vedere Mauro, quindi assieme a Cladium mariscus. Questa euforbia è stata censita per la prima volta in Italia proprio al Gran Bosco della Mesola negli anni 70. E oggi le stazioni non solo sono confermate, ma sono anche aumentate all'interno della riserva. È presente però, vedete, in lista rossa, quasi minacciata, e near threatened, quindi o quasi minacciata o di minor preoccupazione. Minor preoccupazione non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci, perché infatti nel Ferrarese le stazioni del Bosco della Mesola sono le uniche, e anche sono le uniche per l'Emilia Romagna. Le altre stazioni a livello nazionale sono in Veneto. Due parole sulle orchidee. In tutta la riserva abbiamo censito 12 specie e sono tutte protette dalla legge regionale che vi dicevo prima, del 1977, e rientrano nella Convenzione di Washington, nella CITES, quindi è vietato il commercio. Per cui se ci spostiamo nei diversi habitat che vi ha fatto vedere Mauro, nei boschi radi, ad esempio, troviamo le cefalantere, la cefalantera rossa, la cefalantera giallognola, quindi l'Amazonium, la cefalantera maggiore, longifoglia, tutte rare, tutte localizzate, ma tutte censite anche negli ultimi tempi, proprio anche l'anno scorso le abbiamo ritrovate in riserva. Se ci spostiamo nei prati aridi, ecco l'orchide pyramidalis, Anacanthus pyramidalis, che questa volta è in lista rossa nazionale. È una specie non comune, tipica appunto dei prati aridi, che possiamo ritrovare anche in qualche stazione qui in città. Nei prati aridi del Boscone spesso si associa all'Ofris fagoides, quindi all'Ofride verde giallognola, e cresce appunto in queste radure aride dove si associa anche con il cisto rosso. La specie più rara, veramente rarissima, non solo nella riserva ma in tutta la provincia di Ferrara, è Anacanthis palustris, che vedete a un livello critico, endangered, è proprio in pericolo di estinzione, ed è tipica dei prati umidi, e il suo livello di criticità è proprio dovuto alla perdita degli habitat di questi prati umidi dei giuncheti.
ad esempio aggiungo subnodulosus o sempre nelle bassure a Cladium ariscus. Ma vorrei porre la vostra attenzione su Costelettrica pentacarpus, questo ibisco litorale molto bello, dal nome anche un po' complesso. Costelettrica era un botanico, un medico, invece l'epiteto pentacarpus fa riferimento, lo vedete nella slide, alle cinque logge della capsula, quindi al frutto. È una specie di importanza comunitaria per i siti Natura 2000, quindi una specie di importanza a livello internazionale, specie presente negli allegati di direttiva Habitat e anche nella Convenzione di Berna. È una specie tipica delle bassure a giunco, ma anche dei canneti nella parte più esterna, perché è una pianta eliofila, ha bisogno di molta luce per crescere, e vive negli habitat di transizione del Delta del Po. Infatti al Bosco della Mesola la ritroviamo nelle aree di transizione, nella zona sud-meridionale, che è più a contatto con la sacca di Goro. Quindi è sottoposta proprio alle variazioni delle concentrazioni di sali e di nutrienti. Perché è importante per noi questa specie? Perché dai campioni di erbario sapevamo che era presente nelle bassure al Boscone negli anni 80. Poi almeno 20 anni non l'abbiamo più trovata, e pensavamo che questa pianta fosse estinta per il ferrarese. Per fortuna nel 2012 l'abbiamo ritrovata, e da qui è partito tutto un progetto quindi di conservazione con l'orto botanico. È importante la conservazione di questa specie, perché vedete da quello che ho scritto, le uniche stazioni italiane oggi confermate sono proprio quelle costiere del Delta del Po, quindi Veneto ed Emilia-Romagna, nel parco del Delta del Po, dove l'unica stazione dell'Emilia-Romagna è proprio il Bosco della Mesola, con qualche individuo anche nella foce del Po di Volano. Quindi, come vi dicevo, appena ritrovata la pianta, vediamo se riesco a passare alla slide successiva, sì, è partito tutto un progetto di rafforzamento al Bosco della Mesola, e questo grazie alle collaborazioni con la Banca del Germoplasma di Pavia per far germinare i semi, ma anche con la collaborazione con i Carabinieri Forestali. Le piante, una volta germinate, sono state coltivate ex situ presso l'Orto Botanico di Ferrara, quindi proprio la mission primaria degli orti botanici, la conservazione, l'abbiamo applicata con questa specie. Qui vedete la batteria di piante, più di 200, che abbiamo coltivato poi per rafforzare le popolazioni spontanee del boscone. In questa coltivazione è importante anche simulare le condizioni ecologiche di crescita della specie. Noi abbiamo quindi trattato la pianta con fertilizzante, azoto, fosforo e potassio, e diverse concentrazioni di sale. E questo è importante perché ci ha portato a risultati diversi. Questa è una pianta che, se in Italia, se da noi è rarissima, a rischio estinzione, se ci spostiamo in America, in sud-est asiatico, è una pianta molto diffusa, e addirittura viene utilizzata coltivata per ottenere biocombustibile, per ottenere fibre. E quindi utilizzare quei suoli salmastri che non sarebbero utili e utilizzabili per le coltivazioni per l'uomo. E dalla nostra sperimentazione abbiamo visto come la fertilizzazione porti a risultati contrastanti. Se il nostro obiettivo è la produzione, allora ottengo piante, fertilizzandole, che producono maggiore biomassa, diventano più alte, quindi una maggiore crescita, piante più resistenti, anche con un diametro maggiore. Questa è una pianta che supera facilmente i 2 metri in altezza. Se però il mio scopo è la conservazione, ecco che la fertilizzazione non può essere utilizzata, perché abbiamo visto che i semi delle piante fertilizzate sono meno vitali, per cui la germinazione ne risente. Quindi è importante quindi studiare ex situ anche le condizioni di crescita della pianta in funzione degli obiettivi del rafforzamento, della reintroduzione. Ecco quindi che queste piante sono state traslocate nella riserva. Parliamo di piante madri e piante figlie, perché questo ibisco è una pianta erbacea perenne, per cui abbiamo avuto a disposizione di nuovo le piante madri e le piante figlie.
abbiamo ritrovato ambienti ottimali per la crescita di Costa Lestia, quindi una zona che noi chiamiamo la Golciola all'interno del bosco, che è un sito d'acqua dolce ma ricco di nutrienti, e questo perché tutto il bosco della Mesola è alimentato dalle acque dolci che percorrono tutta quella rete di campi coltivati che vi ho fatto vedere nell'introduzione, per cui arrivano acque cariche di nutrienti, ma Costa Lestia ne giova. Se poi ci spostiamo in Goara, abbiamo il sito più salmastro, più consono a Libisco, quindi un povero però di nutrienti. Siamo a confine con la Sacca di Goro, se vi ricordate, quindi un'area salmastra che però è tutta circondata, cinta da un fitto canneto che separa proprio l'area boscata con la Sacca di Goro. Ecco che questo canneto va a filtrare con i rizomi le acque, e le acque che entrano nelle vassure della Goara sono povere di nutrienti. Noi abbiamo visto, piantando le piante coltivate in orto, che le piante madri hanno avuto un effetto memoria e si sono quindi ricordate di essere state fertilizzate, e questo le ha favorite nelle condizioni di crescita dal punto di vista fenologico. Le vedete anche dalle foto, quindi piante alte, con ricche fioriture e anche diametri non indifferenti. Quindi il pretrattamento è stato importante nell'aumentare le chance di sopravvivenza di queste piante pretrattate in orto botanico, cosa che non è successa per le piante figlie. Quindi la mia presentazione finisce qui, proprio per semplicemente volevo farvi vedere quanto è importante tutelare piante di lista rossa e non solo, e come si può intervenire con il ruolo degli orti botanici nella conservazione ex situ, per andare a rafforzare o reintrodurre in natura piante a rischio di estinzione. Lascio quindi la parola al tenente colonnello dottor Nobili. Allora, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Appunto, io sono il tenente colonnello Giovanni Nobili, sono il comandante del reparto Carabinieri Biodiversità, quindi il responsabile della gestione del bosco della Mesola. Il bosco, diciamo, lo conosco oramai da diversi anni di esperienza professionale, ma anche e soprattutto grazie appunto all'amore di chi frequenta il bosco per studio e per ricerca. E quindi io non posso far altro che ringraziare tutti i partecipanti a questa presentazione che veramente hanno svolto il loro lavoro con l'attenzione e la passione, oltre che degli scienziati, proprio degli appassionati. Nella mia esperienza lavorativa, una cosa che mi ha sempre affascinato è che da quando il bosco è stato acquisito allo Stato, oramai nel 1954, dai documenti e dai racconti di chi mi ha preceduto, il paesaggio è cambiato tantissimo. Nel 1954 il bosco era una fitta macchia di leccio gestita come un bosco ceguo. Quello che serviva all'epoca era ritrarre legna per scaldarsi, far pascolare il bestiame, poter raccogliere funghi. E per i pochi ungulati all'epoca presenti, poter appunto, quando fosse stato possibile, anche ritrarre del nutrimento. È cambiato il territorio, è cambiato l'ambiente naturale, è cambiato soprattutto il contesto socio-economico. Si è passato quindi a, diciamo, quella che fu una visione molto lungimirante. Alla fine degli anni 70 la riserva dello Stato fu istituita nel 1977, quindi con le prime attenzioni alla conservazione degli aspetti naturali si immaginò che proteggendo questo ambiente dalle influenze esterne
tutti i processi naturali in questo ecosistema si sarebbero svolti secondo i loro ritmi naturali. Quindi si abbandonò la funzione prioritaria produttiva per rivolgersi a una tutela molto stretta. Si parlò all'epoca di trasformare il bosco ceduo in una fustaglia e in quegli anni anche si iniziò a porre l'attenzione sugli aspetti turistici di questo ambiente, perché c'era bisogno, come c'è tuttora, che l'indotto di un ambiente naturale così importante potesse essere utilizzato proficuamente anche dalla società, dai cittadini che in quel territorio vivono e lavorano. Si immaginava quindi una dinamica naturale legata appunto ai processi ecologici e nulla poteva lasciare immaginare solo 20 o 30 anni fa invece i profondi cambiamenti cui il territorio in cui si trova il Bosco della Mensola è sottoposto. Le prime avvisaglie negative avvennero con le ultime bonifiche delle zone umide che circondavano un tempo il Bosco della Mensola. Quindi ecco, si pensò che la vegetazione potesse in qualche modo adattarsi a questi nuovi equilibri, quindi l'abbassamento del livello di falda, l'innalzamento della salinità, in tempi appunto consoni, congrui a quelli che sono le dinamiche naturali appunto degli ecosistemi. Purtroppo negli ultimi anni si sono invece evidenziate modificazioni ambientali, spesso di carattere globale o comunque sicuramente non locale, che agiscono non in maniera univoca, ma spesso in maniera combinata tra di loro, integrandosi e agendo oltre che direttamente su alcuni aspetti dell'ecosistema, anche interferendo in maniera indiretta con le comunità, visto che oggi si parla di flora, in questo caso vegetali. E quindi la gestione deve adattarsi a questi cambiamenti. Ne cito qualcuno, tutti abbiamo sentito parlare dei cambiamenti climatici, questo ci sembra un qualcosa di molto lontano da noi, che sembra riguardare solo l'orso polare che non trova più la banchisa dalla quale pescare le foche, ma c'è un'oggettiva diminuzione delle precipitazioni e una diversa distribuzione delle stesse durante l'anno. Per non parlare di problematiche come la subsidenza, che interessa tutto il territorio e che se considerate un abbassamento medio negli anni più critici, quelli degli anni 80-90, dovuto appunto all'estrazione delle acque dal sottosuolo, ha influito appunto nei momenti di tasso maggiore di abbassamento per quasi 2 centimetri l'anno. Quindi il bosco di oggi non è assolutamente il bosco di un tempo e non sarà il bosco di domani. Mi piace cercare di trasmettere questo messaggio con la terminologia dei servizi ecosistemici che sempre più frequentemente vengono utilizzati negli ultimi anni per indirizzare appunto la gestione. Quindi se dal passato si è passato a quelli che erano i servizi di provvigione da una pessima
traduzione dall'inglese per quello che possono rappresentare appunto i beni materiali che è possibile ritrarre da un bosco, il legno, i funghi, la selvaggina, si è passati a considerare sempre più importanti quelli che sono i servizi ecosistemici di regolazione. Quindi tutti sappiamo come la biodiversità, in questo caso la biodiversità vegetale, contribuisce a stabilizzare le oscillazioni nell'ecosistema, quindi la ricchezza ecosistemica, la ricchezza della biodiversità è anche un importante fattore di regolazione degli ecosistemi, ma ecco, bisogna anche considerare, e concludo, che la biodiversità, oltre a essere il risultato della gestione, appunto è la flora che andiamo descrivendo questa sera e che è stata pubblicata nella sua ricchezza nel volume che stiamo presentando, è il risultato quindi della gestione di un territorio da sempre utilizzato dall'uomo. Quindi la biodiversità non è solo il prodotto di una gestione, ma la biodiversità è anche un qualcosa che ha un valore in sé, è una opportunità che la natura ci offre per poter guardare al futuro. Non sto parlando del futuro come normalmente si fa nei piani di gestione, nei piani di assestamento forestale, quindi dei prossimi decenni, ma sto parlando di una prospettiva di governance territoriale portata avanti fino per esempio alla fine del secolo. Quindi lo studio della flora che è stato fatto non è un esercizio fine a se stesso, ma è un esercizio culturale fondamentale, appunto proprio per dimostrare l'importanza di un elemento, di un qualcosa che costituisce che è compreso nell'ecosistema, la flora in questo caso, e solo l'aspetto culturale potrà guidarci nel futuro rispetto alle modificazioni ambientali imponenti cui andiamo incontro. Quindi ecco, grazie a tutti, non solo un elenco di specie, ma la descrizione di un dinamismo che appunto il professor Gerdol sicuramente sarà in grado di farvi comprendere molto meglio di me, ma appunto far sì che questo lavoro che è stato fatto non sia solo uno studio per pochi specialisti, ma serva anche a chi gestisce il territorio come linea guida per la governance territoriale del futuro. Grazie a tutti voi. Non si sente? Non si sente perché sto zitto. Si vede? Sì, si vede. Ecco, grazie Ingrid. Allora, tanto e bene, hanno detto tutti quelli che hanno parlato prima di me. Io spero di non parlare poco e male, ma semplicemente sto cercando un po' di calibrarmi in maniera da riprendere, ma non ripetere tutto quello che è stato così ben detto prima.
Ecco quindi che sto cercando, avevo preparato una traccia, adesso vediamo un attimo come svilupparla, sto cercando semplicemente di mettere a fuoco alcune questioni che secondo me sono particolarmente importanti. Allora, il primo è l'aspetto quantitativo. Allora, si è parlato parecchio di numeri, ha cominciato Alessandro Alessandrini facendo vedere questo numero qua, no? 480. 480 specie sono poche, sono tante, non c'è una risposta se la domanda viene fatta così. Però, come ben ha detto Mauro Pellizzari, bisogna in ogni modo avere riferimento puntuale e specifico alla dimensione. Il boscone della Mesola, certo, è grande, essendo un bosco in una località dove di boschi non ce ne sono, però in assoluto è piccolo, ha ragione Mauro. Circa 1050 ettari, 1058, no? Queste 480 specie sono circa un terzo delle specie che sono presenti nella provincia di Ferrara, cioè 1450 circa, non è proprio un numero, anche perché queste cambiano, ci sono delle ricerche in corso e quindi insomma non è mai da prendere come un numero tipo Vangelo. Solo che qua la superficie è di 265.000 ettari. 265 volte tanto. Uno dice, beh, c'è circa il 32-33%, un terzo insomma delle specie, in un'area così piccola. Quindi il boscone, da un punto di vista della biodiversità, di cui la ricchezza specifica non è l'unico componente, ma è un componente sicuramente molto rilevante, è veramente ha un ruolo leader. Allora, sì e no. Cioè, nel senso che è noto ormai da tempo, e ho portato questo lavoro qua, che il rapporto tra ricchezza specifica e area non è un rapporto lineare, ma è un rapporto logaritmico che va a saturazione. E quindi io ho fatto un po' di esercizi, sarà un po' la mia mentalità, no, di ecologo vegetale quantitativo, e quindi considerando che questa relazione a tutti i livelli, mondiale, è una relazione logaritmica, ho espresso questo rapporto non grezzo, ma in termini logaritmici. Allora, in questo caso rimane pur sempre un significativo valore più elevato nel boscone, 0,89, rispetto a 0,58. Ciò vuol dire che anche tenendo conto che la relazione non è una relazione di tipo lineare, ma è una relazione logaritmica, comunque abbiamo bonificata di questa relazione, abbiamo circa un arricchimento in termini di quantità di specie di circa il 35%. In quest'area protetta rispetto all'insieme del territorio provinciale. Quindi quantitativamente ci sono dei dati in termini della componente ricchezza specifica della biodiversità che qualificano anche solo quantitativamente il boscone. Confronto. Allora, per quanto riguarda il confronto, qui noi l'abbiamo avuta e ce l'abbiamo ancora. Nel momento in cui ci siamo messi a scrivere questo libro, una carta che poche volte si trova. La carta è stata ben citata da Alessandro Alessandrini, cioè la tesi di Filippo Piccoli. Allora, intanto devo dire che Filippo Piccoli non soltanto è stato coautore di questo lavoro, ma è stato uno dei miei maestri, è stato mio professore qua, mi ha insegnato tanta roba, per cui lavorare con lui è stato splendido da tutti i punti di vista e devo dire essere coautore di questo libro lo è ancora di più. 383 specie, l'ha ricordato Alessandro Alessandrini nel 1964, 480 adesso. In realtà questo confronto di circa il 25% di incremento va assolutamente tarato. Gli argomenti li ha citati bene Alessandro. C'è da un certo punto di vista un arrivo di nuove specie, c'è una perdita di poche specie purtroppo significative che ha ben citato Alessandro, c'è però anche un affinamento delle ricerche, per cui dire esattamente questo 25% in più a che causa sia ascrivibile non è francamente possibile. Invece io volevo fare un altro tipo di confronti, non da un punto di vista quantitativo, cioè tot per cento di specie da una parte, tot per cento di specie per una causa,
X% di specie per l'altra o cose di questo tipo, ma un confronto di tipo temporale qualitativo. Un po' quello che, devo dire, caricandomi di un compito tremendo, mi ha in qualche maniera suggerito il tenente colonnello Nobili, cioè una specie di sintesi non solo da un punto di vista della quantità di specie, ma di quali specie. Allora, ci sono stati dei cambiamenti climatici e ci sono stati dei cambiamenti ambientali. Li ha ricordati in maniera molto circostanziata il tenente colonnello Nobili, io ne richiamo semplicemente alcuni. Allora, il clima. Tutti sappiamo, forse chi più chi meno, però insomma il cambiamento climatico. Noi, avendo questa grande carta di poter confrontare un documento scientifico probante del 1964, tesi Filippo Piccoli, e uno studio che si è finalizzato praticamente nel 2018, voi direte nel 2021, ma serve tempo per pubblicare un libro. Il clima è cambiato così, cioè è cambiato in un trentennio di circa un grado di temperatura media annua. Ciò vuol dire, moltiplicando per 3,33, arriviamo a circa 3 gradi e qualcosa per secolo, che più o meno è nel range delle previsioni fatte dall'IPCC di cambiamento climatico, non si può dire futuro, ma in atto nel corso di questo secolo. Quindi grosso modo ci siamo. Le precipitazioni quantitativamente non sono cambiate tanto, ma sono cambiate nella distribuzione stagionale. Non entro nel dettaglio, chi lavora in questo campo sa benissimo che questo è un diagramma di fitoclima utilizzatissimo in geobotanica, che mette in evidenza questo. C'è un lieve ma presente periodo di aridità estiva che nel passato, anche relativamente recente, non c'era, adesso tende ad esserci. Quindi cambiamento climatico. Altre modificazioni ambientali. Dunque, altre modificazioni ambientali ne ha ricordate correttamente e opportunamente di più il tenente colonnello Nobili, io semplicemente ne richiamo alcune. Allora, ingresso del cuneo salino. Questa è la stessa diapositiva che ha fatto ben vedere Mauro Pellizzari, su cui non entro perché è stato uno studio di maggiore dettaglio sulla vegetazione acquatica. Si vede questo colore qua è tanto più tendente verso all'arancione rosso quanto più salata la falda. La subsidenza e l'ingresso da falda di acqua salata ha determinato un incremento della salinità anche nel giro di pochi anni. Poi dopo arriviamo al perché faccio vedere questo e al perché parlo di flora e non di questioni più dettagliate. Allora, incremento del carico di ungulati. Questo invece non è stato citato abbastanza per una questione legata a cambiamento, nel senso peggioramento di normative natura europea, c'è stato un allentamento del vincolo dell'eutrofizzazione da nitrati che ha determinato un incremento di carico di nitrati nei canali. Allora, come fa se e come tutto questo si possa vedere nella flora, ve lo faccio vedere qua. Allora, vi ricordo che la flora è un documento di estrema sintesi. Cioè, quel dettaglio, per esempio, dello studio della vegetazione acquatica, dei canali o di altri microhabitat, il dettaglio dello studio delle esigenze ecologiche di una specie che così bene ha fatto vedere Elisa Brancaleoni, non possono essere confrontate ad un approccio così sintetico come quello della flora. Però questo ha un vantaggio che, anche se non riesce a mettere in evidenza delle variazioni fine di dettaglio, però può monitorare dei trend di ampia portata. Ancora una volta perché? Perché possiamo contare su un lavoro floristico, scientifico, di dettaglio di circa un sessantennio fa. Voi direte, ma fin dei conti tira acqua al suo mulino, ha fatto questo libro, ma vi assicuro che la possibilità di fare con dei dati scientifici completi un confronto di questo tipo capita per pochi territori. E questa, secondo me, è una delle carte, dal punto di vista metodologico, e non dico dei risultati, sicuramente più apprezzabili, più interessanti del materiale che noi abbiamo assemblato. Come ha ricordato Alessandro Alessandrini, noi abbiamo associato a ciascuna delle specie, sarebbe meglio dire dei taxa, ma non entro troppo nel dettaglio, delle informazioni, di cui io ne recupero due. Allora,
Una è l'areale distributivo, quello che con un nome tecnico viene chiamato l'elemento cronologico. Noi abbiamo raggruppato, abbiamo calcolato delle percentuali e abbiamo visto che c'è stato un lieve incremento delle piante che hanno una distribuzione incentrata nei territori mediterranei. Abbiamo sostanzialmente un'equiparazione, cioè una non variazione, per quanto riguarda le specie a baricentro europeo e o asiatico, e un incremento deciso, anche se non enorme, di specie aliene. Questo significa che il riscaldamento climatico non ha determinato una enorme variazione, cioè nel senso spostamento sud-nord di specie. Ha però, l'insieme dei cambiamenti ambientali ha però determinato un incremento di specie aliene. Uno dice sì, da questo punto di vista c'è un leggero decremento di qualità, però attenzione, perché noi, la flora del boscone, area tutelata, riserva naturale, ha l'8% di specie che non sono originarie dei nostri territori, ma l'insieme di tutto il territorio protetto e non protetto, leggi provincia di Ferrara, ha il 19%. Rimaniamo quindi pur in questo incremento a livelli che sono meno della metà di quello del territorio provinciale. E infine, per quanto riguarda il confronto in termini di bioindicatori, giustamente chi mi ha preceduto ha messo enfasi su questo termine che è importantissimo in ogni tipo di ricerca ambientale, non necessariamente solo botanica, non necessariamente solo floristica, e ci sono degli indici che, vi risparmio il dettaglio anche se a domanda posso chiaramente rispondere, in qualche modo non sulla singola specie ma sull'insieme, rispettivamente delle 383 specie del 1964, scritto 60 per comodità, delle 480 attuali, abbiamo un indice, si chiama indice termico, invariato. Che cosa significa? Significa che pur in presenza di un cambiamento climatico significativo, non c'è stata, mi viene da dire ancora, una ripercussione percepibile in termini del complesso della flora. Indice di nitrofilia, conseguente a quel accresciuto input di nitrati, è leggermente aumentato, però è aumentato in una misura ancora una volta contenuta. Le conclusioni sono già venute fuori bene da tanti dei contributi precedenti, però sono sostanzialmente queste. Conservazione del patrimonio floristico, sia da un punto di vista quantitativo, sia da un punto di vista qualitativo, a livello di protezione delle specie, come benissimo illustrato Lisa Brancaleoni. Quindi un effetto tampone sulla perdita di biodiversità e anche sull'invasione di specie aliene, che ci sono, ma comunque in una misura decisamente minore rispetto a quella di aree non protette. E poi, ma questo l'ha detto talmente bene il tenente colonnello Nobili che non serve neanche richiamarlo, che non si può fare un piano di gestione credibile se non si tiene conto di informazioni scientifiche e lo studio della flora è certamente uno di questi. Vi ringrazio, ho sforato di un paio di minuti, forse come conclusione ho concluso troppo e perdonatemi per questo. Grazie anche al professor Gerdo, quindi grazie a tutti i relatori, noi siamo a disposizione se qualcuno ha qualche domanda. Buongiorno, sì, vedo che... Prego, le do la parola. Volevo sapere come si può ottenere questo libro e quanto costa. Allora parlo io, le note dolenti. Allora, libro è prenotabile. Il libro prenotabile dalla casa editrice Springer, presumo che, quindi online, ma presumo che insomma recandosi da qualsiasi store anche della città prenotandolo sia disponibile. Poi ci sono anche gli store universitari in città, ovviamente, quindi ci si può rivolgere anche a loro. È disponibile sia la versione cartacea
e quindi che è quella che vedete, anche la versione invece per audiobook. E il costo è sui centinaio di euro. È un po' caro, ma la valenza internazionale del libro porta a queste cifre. Questo mi dispiace, il valore della casa editrice. Il costo preciso, dico la verità, non lo so, però siamo intorno al centinaio di euro per la copia cartacea e di meno per invece il formato audiolibro. No, ma allora, io sul fatto che l'accordo quadro deve essere generico, la so benissimo. Come? Ah no, abbiamo avuto... Sì, ho sbagliato, ho detto audiolibro, intendevo la versione per gli smartphone, una versione online, versione digitale, ecco, non è raccontato il libro, ecco, non viene letto, ok? Posso fare una domanda alla dottoressa Branca Leoni? Va bene, proviamo. Proviamo. Quanto tempo è durata la sperimentazione nell'orto botanico di quelle piante che avete detto che sono in via di estinzione? Di Costelettica Pentacarpus, sì. Allora, in realtà la pianta viene già coltivata fissa nelle collezioni dell'orto botanico. E quindi la pianta è sempre presente. Per le vere introduzioni, rafforzamenti al boscone della mesola, le germinazioni sono state fatte in primavera del 2015 e l'impianto al boscone è avvenuto quindi in fine maggio, per cui le piante in orto botanico sono state coltivate da marzo a fine maggio. Quindi per circa 3 mesi, per la prima sperimentazione e la seconda, più o meno male, i tempi sono quelli. All'inizio la pianta è stata coltivata in serra e poi coltivata all'aperto, con rete antigrandine protettiva. Quindi sono sì, passato dalla banca del germoplasma, è avvenuto dopo poche settimane dalla germinazione allo stadio di 2 foglie, se non ricordo male, e poi tutta la crescita è avvenuta in orto botanico. Il primo anno, ovviamente, che ci ha portato allo studio dell'ecologia della pianta, l'abbiamo coltivato fino a ottobre. La pianta perde le foglie all'incirca ad ottobre, arriva anche a novembre, a seconda della protezione. Invece per il trapianto al Bosco della Mesola 3 mesi. Grazie. Niente. Bene, allora se non ci sono altre domande, la nostra serata finisce qui. Grazie per aver partecipato al nostro incontro. Vi ricordo la prossima conferenza, che è mercoledì alle 17. Costantino Bonomi è qui tra noi, se è ancora collegato, e ci parlerà quindi dell'importanza internazionale, del ruolo internazionale degli orti botanici. Io voglio ringraziare ancora il Corpo Forestale, il Corpo Carabinieri Forestali del Bosco della Mesola, perché ci ospitano, ci fanno sentire proprio a casa. Quindi se qualcuno vuole intervenire, io vi saluto e siamo qua. Vi aspettiamo per la prossima riunione. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie. A voi. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci a tutti, un saluto. Se posso, fare una battuta, se sì? Mi perdonate una battuta, il colonnello Nobili prima con uno sguardo da statista ha spostato la nostra attenzione addirittura alla fine del secolo.
Io mi propongo come volontario per il monitoraggio. Bene Mauro, ti terremo presente. Grazie. Posso intervenire un attimo? È possibile? Assolutamente sì. Assolutamente allora, sì. Volevo intervenire rapidamente dicendo che essendo il più vecchio di tutta la compagnia che ha partecipato stasera, volevo ringraziare moltissimo veramente e salutare tutti i relatori, quelli che sto vedendo e quelli che non ho veduto, gli organizzatori, che non è semplice organizzare una cosa di questo tipo, e anche i partecipanti. In particolare vorrei ringraziare quelli che mi hanno fatto tornare ai vecchi tempi. Pensate che sono passati oltre 60 anni da quando io trafficavo, sfrucugliavo fra le piante del bosco della Mesola, con l'aiuto di un tecnico dell'istituto che ora non è più e che ricordo ancora volentieri. E quindi il grande piacere e un po' di commozione, diciamo la verità, su ricordando il bosco che dopo 60 anni continua a essere indagato e continua ad avere un'importanza, direi, sempre maggiore. Ecco, questo volevo dire in particolare. Un caro saluto a tutti e grazie. Grazie, molto interessante. Un saluto a tutti, un auguro di buona serata e un abbraccio a te, Filippo Piccoli, grande professore. Ricorda ancora il mio esame. Gianni, ti rivedrei volentieri prima o poi. No, anche ho trovato in gran forma il tenente colonnello Nobili, il quale ha parlato veramente in modo speciale dell'attività che ha avuto e del destino del bosco. Grazie. Grazie, dottor Nobili. Grazie, grazie anche ancora. A Alessandrini. Grazie a tutti. Grazie a Mauro, che mi ha sempre dato una spinta nelle mie pigrizie. Bene. Un saluto a tutti e complimenti agli autori e a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti voi. Buonasera. Arrivederci.